Allora, buon pomeriggio, avverto già che se non vi sono obiezioni la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ok, quindi non ci sono obiezioni. Allora, essendo previste immediate votazioni elettroniche alle riprese dei lavori dell'Assemblea della Camera alle ore 15, dal momento che gli auditi sono entrambi presenti di persona, onde consentire lo svolgimento delle audizioni odierne, invito innanzitutto i nostri ospiti a contenere gli interventi, ove possibile, in 30 minuti, di modo da lasciare uguale tempo. Eventuali domande o richieste di chiarimento da parte dei parlamentari potranno essere indirizzate agli auditi anche in un momento successivo e per acquisire ulteriormente informazioni poi in forma scritta. Poi valuteremo se nel caso, anche dopo la missione, di riconvocare laddove ci fosse necessità o abbiamo altri elementi che ci chiedono comunque di approfondire il tema. Quindi io mi fermo e lascio l'audizione del comandante dell'unità forestale, ambientale, agroalimentare dei Carabinieri, generale Andrea Rispoli. L'ordine del giorno, avverto il nostro ospite che rappresenta audizione, sarà redatto un resoconto stenografico e che se lo riterrà opportuno, consentendo la commissione, i lavori potranno proseguire anche in seduta segreta. Quindi a lei la parola. Allora, buonasera. Anche quelli che sono collegati, se ho compreso bene, a distanza. A distanza sono il generale Andrea Rispoli, comandante del Comando Unità Forestale Ambientale e Agroalimentari. Per me è un grande piacere e un onore essere qui perché è un momento importante per presentare l'attività svolta dal nostro comparto di specializzazione in settori estremamente importanti. Noi abbiamo consegnato un documento. Un documento. La prima parte è la presentazione un po' di quello che fanno i carabinieri forestali per sommi capi. E poi una parte più densa di notizie riguarda l'attività che è in corso di svolgimento per la Terra dei Fuochi. Ecco, io non lo seguirò completamente per una questione di tempi, come ci ha richiamato il Presidente, e quindi toccherò, buonasera, tutti gli argomenti che ritengo fondamentali. Il Comando Unità Carabinieri Forestali e Ambientali è una grande unità dell'Arma dei Carabinieri nata dall'unificazione con il glorioso Corpo Forestale dello Stato. E è un'organizzazione importante perché sia portata dal punto di vista specialistico che territoriale, quindi ha entrambe le competenze, come abbiamo indicato nel documento. Sono circa 7.000 uomini ai quali vanno aggiunti i 1.300 operai a tempo indeterminato. Torniamo dalla giornata di Caivano. Ieri abbiamo restituito, grazie al lavoro di tutto il nostro personale, il parco alla cittadinanza. È diventato anche un segno della legalità. Opera realizzata di restauro, la definirei, opera realizzata in pochissimo tempo e con una spesa molto contenuta. La struttura di questo comando si articola in quattro grandi settori operativi: tutela forestale dei parchi, la tutela della biodiversità, la tutela ambientale e la sicurezza, sicurezza energetica e la tutela agroalimentare. In primo luogo abbiamo costituito un nucleo informativo antincendio che serve a svolgere attività di polizia giudiziaria in supporto per gli incendi dolosi, in supporto degli 83 nuclei investigativi di polizia ambientale che sono localizzati in quasi tutte le province italiane. L'importanza di questo NIAB, che può distaccare una task force incendi boschivi di 45 militari e quindi in 12-24 ore essere a disposizione dell'autorità giudiziaria e degli investigativi in qualsiasi posto in Italia. Per quanto riguarda gli altri grandi reparti, passo al comando tutela ambientale e sicurezza energetica. È un importante reparto che sviluppa, diciamo, tutte le attività investigative per il controllo e il contrasto alla criminalità ambientale organizzata e per l'attività di rilevanza strategica nel settore del controllo e della sicurezza ambientale. Sviluppa in via prioritaria manovre investigative complesse e sistemiche a connotazione ultraprovinciale e transnazionale. Oggigiorno il problema, ad esempio, del ciclo dei rifiuti, che può essere un grande business anche per la criminalità organizzata, può
possiamo fare attraverso questa parte attività investigativa sia a livello provinciale che ultraprovinciale e fare anche collegamenti con indagini a livello internazionale. Poi dice, al finalizzare il contrasto alla criminalità organizzata dell'imprenditoria e della pubblica amministrazione deviata in tema di violazioni ambientali, traffico e riciclaggio di rifiuti, smaltimento di materiale e via discorrendo. Abbiamo in questo comparto anche varie attività che vengono svolte per garantire la sicurezza di tutti coloro, di tutti i protagonisti degli approvvigionamenti energetici, per evitare attività naturalmente di sicurezza non fisica ma informativa ed investigativa, per evitare che possano inserirsi aspetti di criminalità organizzata. Poi abbiamo il comando tutela agroalimentare, che garantisce la sicurezza agroalimentare, quindi il contrasto alle frodi finanziarie e agli illeciti finanziari dell'Unione Europea, e controlli anche nel settore dell'ippica. Si sa perfettamente che il sound, il Made in Italy, è una delle etichette più contraffatte al mondo, e quindi a questo modo anche garantiamo la sicurezza della qualità della produzione nazionale. Poi abbiamo un comando tutela della biodiversità, che si divide in un raggruppamento biodiversità e raggruppamento CITES. Il raggruppamento biodiversità ha 28 reparti dislocati su tutto il territorio nazionale e gestisce tutte le aree demaniali e tutte le riserve naturali dello Stato. Un ideale, abbiamo scritto, spina dorsale verde estesa per 130.000 ettari, la gioielleria del verde nazionale. Il raggruppamento biodiversità si occupa inoltre della ricerca scientifica e del monitoraggio delle specie e degli ecosistemi e degli interventi attivi su habitat e specie protette, ad esempio il lupo o altri animali, di educazione ambientale e allevamento delle razze equine autoctone, il cavallo murgese, tutte le razze equine autoctone vengono garantite dai carabinieri forestali. Attraverso questa unificazione l'arma si è inserita in settori veramente importanti. Il raggruppamento poi CITES che attraverso le sezioni operative e i suoi nuclei interviene per l'attuazione della cosiddetta Convenzione di Washington a protezione delle specie. Nel rilascio delle certificazioni di esportazione comunitarie di animali o anche parti di animali, l'avorio ad esempio, in modo che non vengano condotti traffici illeciti di questi materiali molto delicati, o anche del legname, contrasto al bracconaggio ittico, nella prevenzione e repressione delle violazioni in danno di animali, anche i maltrattamenti anche degli animali. Abbiamo un reparto investigativo apposta. Poi abbiamo... Per ora abbiamo parlato di reparti a elevata connotazione specialistica, poi abbiamo il comando tutela forestale parchi, che riguarda la struttura territoriale, la capillarità della presenza dell'arma dei carabinieri sul territorio, 900 nuclei forestali e nuclei parco, più i nuclei informativi di polizia investigativi, di polizia ambientale, che si occupa di tutela del patrimonio forestale, della flora, della fauna, del paesaggio e degli incendi boschivi. Inquinamenti, filiera agroalimentare, discariche e rifiuti, abusivismo edilizio, sorveglianza dei parchi nazionali, valutazione del rischio di valanghe nel Meteomont. In poche parole, tutte attività connesse alla difesa del territorio, che in un momento come quello attuale è fondamentale, perché gli ecosistemi poi si possono, qualora non custoditi adeguatamente, possono ricadere sulla popolazione e poi i danni ricadono anche sulle attività produttive. I nuclei svolgono peculiari attività di complementarità con l'arma territoriale, quindi abbiamo i nuclei dei carabinieri forestali che lavorano in stretta unione con le stazioni dei carabinieri territoriali, realizzando prossimità e rappresentando un baluardo contro i crimini ambientali e garantendo la cosiddetta missione verde a tutela della qualità della vita e della salute dei cittadini. Questa attività è affiancata naturalmente da attività informative ed educative, perché l'educazione fa parte della condivisione di questo modello che è anche stato richiamato ultimamente dalla Costituzione italiana, mi permetto di aggiungere, che viene svolta nei confronti delle scuole ma anche di tante associazioni pubbliche e pubbliche amministrazioni. Nell'ambito di questo settore, ne parlavamo poc'anzi con il Presidente, abbiamo sviluppato come comando carabinieri forestali e ambientali lo Smart Forest Monitoring, che ha l'obiettivo di realizzare un sistema satellitare avanzato per individuare in tempo reale le anomalie ambientali e determinare l'immediato intervento delle unità più appropriate sull'intero territorio nazionale. Cioè
un sistema di monitoraggio di droni, di satelliti, che consente di verificare se ci sono anomalie, ad esempio malattie, parassiti, malattie del terreno, inizi di incendi, per intervenire tempestivamente dall'alto e poi inviare gli uomini, che consente anche, se mi posso aggiungere io, un risparmio di risorse, di pattuglie che vengono finalizzate e razionalizzate. Il progetto è già stato presentato a Seul in Congresso Mondiale delle Foreste e io, i primi, quale comandante del CUF, insieme a un altro mio collaboratore specializzato, andremo a presentarlo alla MIT, l'Università di Boston, che è anche un momento con CREA e Leonardo, anche un momento importante, diciamo, di valorizzazione della capacità nazionale. Al comando CUFA è anche affidato, e questo è un orgoglio che era anche del Corpo Forestale dello Stato, l'inventario nazionale delle foreste dei serbatoi di carbonio, tutte le foreste che consentono di vivere sul pianeta. In Italia il sistema delle foreste, me lo sono appuntato qua, è il 36,7% del territorio nazionale ed è una media, è un valore molto molto importante, perché attraverso la fotosintesi garantiscono la trasformazione dell'anidride carbonica nell'aria che noi respiriamo, quindi è un patrimonio fondamentale. Ecco, è un momento importante, l'ARMA lo ha pubblicizzato organizzando una mostra tematica dei Carabinieri Italian Biodiversity Keepers, custodi della biodiversità, a New York, attraverso la realizzazione, noi l'abbiamo definito, di un bosco virtuale interattivo, realizzato con legname di piante delle riserve gestite dai Carabinieri, di cui avevamo poc'anzi, giunte naturalmente a fine vita, e vari supporti interattivi che consentono all'osservatore di comprendere tutto il patrimonio ecologico e della biodiversità nazionale. Sempre nel nostro contesto, e vado a chiudere questa prima parte, ritengo nei limiti, per la formazione del personale militare. Abbiamo creato una scuola Carabinieri Forestale a Sabaudia, che diventerà un centro di eccellenza internazionale, l'abbiamo definito, a cura per la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. L'idea è quella di offrire alla comunità internazionale un hub dedicato alla formazione di esperti impegnati a tutti i livelli nella salvaguardia della natura. Il centro potrà così rappresentare una chiave, leggo, per diffondere elementi di governance ambientale, soprattutto in quei paesi dove c'è bisogno di competenze ed esperienze specializzate, ove il cambiamento climatico è strettamente connesso a molti conflitti drammatici e sanguinosi, anche al fine di sviluppare tutti i presupposti per l'affermazione di un'economia sostenibile. Le attività formative, gli incontri e i confronti a tutti i livelli possono risultare estremamente utili per acquisire quelle competenze teoriche e pratiche necessarie anche per combattere gli effetti del cambiamento climatico, fornendo un contributo fondamentale in termini di peacekeeping. In poche parole, si parla sempre di peacekeeper, sarebbero dei peacekeeper verdi. Formiamo di paesi magari in via di sviluppo dove il controllo degli ecosistemi possono garantire l'utilizzo sano del terreno e impedire le immigrazioni che sono dovute anche alla fame e alla miseria. È un progetto molto importante che verrà finanziato e noi speriamo nel prossimo anno di andarlo a pubblicizzare ad adeguato livello, magari all'Unione Africana e via discorrendo. Ora passo al secondo, mi sono bruciato 15 minuti, mi passo al secondo argomento che è molto, se mi posso permettere, questa è una presentazione, vi ringrazio la vostra attenzione. Grazie. Grazie mille, Presidente. Allora, ora passo al secondo argomento, che è uno dei core business nostro in questo momento. La cosiddetta Terra dei Fuochi. Cercherò di essere il più chiaro possibile per far comprendere l'entità del fenomeno e il livello di operatività. Con l'appellativo Terra dei Fuochi si riferisce a quel territorio compreso dalla provincia di Napoli e l'area sud-occidentale della provincia di Caserta. Questa è la premessa. Interessata al fenomeno delle discariche abusive, dall'abbandono incontrollato di rifiuti urbani o speciali associato spesso alla combustione degli stessi, quindi o intombamenti o abbruciamenti di questo materiale, che creano sostanze inquinanti che creano allarme sociale e quindi grave danno anche per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'istituzione del gruppo di lavoro Terra dei Fuochi, definito gruppo di lavoro in sé, rientra fra queste iniziative.
c'è stato un intervento legislativo con decreto legge, l'abbiamo citato, del 10 dicembre del 2013, che ha disposto, non vado a leggere tutto il titolo, che ha disposto la creazione di questo gruppo di lavoro e tutti gli organismi che ne fanno parte. Ne ho qui citati alcuni, il CREA, il CRA, ad esempio il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, oltre all'Istituto Superiore di Sanità. L'obiettivo, indagini tecniche per la mappatura, anche mediante telerilevamento, e questo lo sottolineo, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, anche questo sottolineo, quindi destinati all'agricoltura al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti causati da sversamenti, smaltimenti abusivi dei rifiuti anche mediante combustione. Punto 2, composizione di questo gruppo di lavoro. Abbiamo citato che con una prima direttiva del 2010 è stato costituito, qui li do per acquisiti, anche per centrare poi gli aspetti fondamentali, tanto sono tutti citati. Con direttiva successiva del 2014 è stato integrato con il capo del già Corpo Forestale dello Stato, l'incarico di coordinatore, quindi noi fungiamo, il coordinatore funge da catena, da volano di trasmissione. Ecco, con l'unificazione dei forestali con i carabinieri, il compito è passato al comandante delle unità forestali, ambientali e agroalimentari. Bene. Partecipa anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia con l'ultima direttiva. Qual è l'ampio il territorio di interesse? Sono nella prima definizione, nel 2013, 57 comuni, di cui 33 in provincia di Napoli, e col permesso del Presidente li do per acquisiti perché sono citati qua anche per estesa di tempo, e 24 in provincia di Caserta. Anche questi sono tutti specificatamente indicati nel documento che vi ringraziamo per l'attenzione che è messa a vostra disposizione. Con due successive direttive ministeriali del 14 si sono aggiunti altri 31 comuni per comprendere l'entità del problema. 22 in provincia di Napoli, 9 in provincia di Caserta. Con ultima direttiva ministeriale del 15 sono aggiunti altri due comuni, Ercolano, questi li cito, e Calvi Risorta, Ercolano in provincia di Napoli naturalmente, e Calvi Risorta in provincia di Caserta. Per complessivamente, prima erano 88, con gli ultimi due sono 90. Poi abbiamo definito, per essere chiari, il modello di indagine. Innanzitutto, punto A, si è pervenuto all'individuazione di, perché qui stiamo parlando di comuni, ma non è che tutta l'area è interessata, di dire quali sono le parti, le parcelle di questi comuni, quindi individuazione dei siti interessati di sversamenti e materie abusivi. Poi si è stato definito un modello scientifico per classificare questi terreni. Dato che qui c'è scritto, perché se lo diciamo tutto, all'epoca non c'era una legge che indica, è venuta successivamente, che indicava i livelli di concentrazione, il valore delle concentrazioni di soglia di contaminazione, il CSC, per i terreni agricoli, si è utilizzato per analogia a quello previsto per i terreni a suolo a verde pubblico e residenziale. Poi si è stabilito uno schema di relazione al punto C, dove contenenti i risultati delle indagini, gli indicatori e le metodologie usate e relative ai proposti ai ministeri competenti, salute, agricoltura e foresta e ambiente. Abbiamo fatto due relazioni, una dove abbiamo individuato i siti dove andare a cercare e una abbiamo classificato i siti dopo che abbiamo cercato. Ora facciamo vedere come abbiamo cercato e come abbiamo classificato. E poi la messa a sistema, avete visto quanti sono gli organismi? Cerco di essere sintetico ma il più chiaro possibile, la messa a sistema di tutte le informazioni contenute dagli organismi e dagli enti che abbiamo richiamato prima. Una cosa mi permetto di sottolineare a tutti i presenti, ai membri della Commissione, al Presidente, è il punto che cito in conclusione. È stata rappresentata anche l'attività svolta da GEA, questo è importante, di fotointerpretazione multitemporale, di immagini a colore, naturali o pancromatiche, relativa al periodo 97-2001, perché attraverso queste immagini noi possiamo vedere i cosiddetti smovimenti terra, i cambiamenti
che sono intervenuti, o perlomeno vedere dei cambiamenti tra una fotografia di un periodo e una fotografia dello stesso periodo, della stessa area, chiedo scusa, in un periodo successivo. Questo, diciamo, è un'indagine per tabulas, nel senso che ci siamo mossi soltanto in base alla documentazione che avevamo. Ringrazio il colonnello Martinelli perché lei è il segretario e sta seguendo tutto questo. Poi abbiamo stabilito i livelli di rischio, aggiungo presunto, perché poi si confonde, rischio presunto, perché è un rischio calcolato sulla base di tutti i documenti che abbiamo. E abbiamo classificato su 5 livelli di rischio, sono tutti riportati. Livello 5, rischio molto alto, siti agricoli nei quali sia le ortofoto, quindi che parlavamo prima, o i valori superano di 10 volte il CSC che abbiamo calcolato con le modalità che abbiamo detto prima. Spero di essere chiaro. Livello 4, molto alto, maggiori, ma in assenza di ortofoto. Poi livello 3, siti uguali di foto hanno istituito movimenti terra con valori però tra 2 e 10 di CSC. E poi c'è tutta la suddivisione del livello 2 di rischio medio, dove c'è a seconda che ci siano i superamenti o a seconda che ci siano le ortofoto. A queste mi permetto di portare la vostra attenzione, oltre il 2A e il 2B, il 2C, che riguarda le cosiddette aree vaste indicate nel piano regionale di bonifica della regione Campania. Mi disidrato qua. Nel piano regionale di bonifica della regione Campania, considerati a rischio per la vicinanza a diversi impianti di discarica, e il rischio 2D, siti ricadenti in impianti di smaltimento rifiuti, grande arteria di traffico o il sistema dei regi lagni, che è un sistema tipico della canalizzazione, sono a guardare, della regione Campania. Non è un errore di realizzazione. Va bene? L'elenco completo di tutta questa di classe... Perfetto, perfetto. Andare poi sul posto, naturalmente, vi ringraziamo. L'elenco completo dei siti di questi corrisponde a un certo numero di particelle che abbiamo indicato, e corrisponde a circa 8.000 ettari, che è stato pubblicato in 3 distinti decreti interministeriali che li trovate, uno nel 14, uno nel 15 e uno nel 16. Per qui abbiamo fatto tutta la classificazione, spero di essere stato chiaro. Nelle more che di andare avanti con gli ulteriori esami, cioè le attività di campionamento sul terreno, dato che c'erano dei valori, è stato deciso immediatamente, come principio di precauzione, che le classi a rischio, quelle inserite nelle classi a rischio presunto, sto sempre a dire, le particelle inserite 5, 4 e 3 dei decreti ministeriali hanno il divieto di immissione sul mercato dei relativi prodotti agricoli, ad eccezione delle culture che non fossero già state oggetto di controllo con esito favorevole negli ultimi 2 giorni o fossero poste via, ad eccezione di una serie di situazioni. Faccio un piccolo break perché presso il nostro centro di addestramento della scuola forestale di Castel Volturno è stato un po' lo stato maggiore di tutte quante le attività e abbiamo indicato quello che abbiamo fatto. Diciamo è stato lo stato maggiore di coordinamento, di direzione, comando e controllo di tutte le attività. Quindi reperimento della documentazione, sulla documentazione e coordinamento. Abbiamo acquisizione della documentazione tecnica amministrativa, elaborazione della documentazione con verifica per l'esame, anche per vedere la titolarità di questi territori, redazione di un cronoprogramma delle attività, stesura delle schede tecniche verbali di campionamento relative alle particelle, nota preliminare relativa all'attività di campionamento, coordinamento quotidiano di tutte le attività impegnate nelle operazioni di campionamento, organizzazione delle attività di accompagnamento delle squadre, dell'ARPAC, dell'ASLA, pianificazione dei sopralluoghi preliminari da parte dei carabinieri forestali, perché hanno coordinato e hanno accompagnato anche per motivi di sicurezza il personale che ha fatto questo importante compito. Aggiornamento del gruppo di lavoro. Poi il gruppo di lavoro ha dato avvio alle attività di campionamento dei siti inseriti nelle classi a rischio. E siamo partiti nelle classi a rischio. E abbiamo proceduto per queste. Manca il 2B, perché ne parlo a parte. Quindi 5, 4, 3, 2A e 2C, va bene? Perché il 2B ci sono solo le ortofoto e quindi ha avuto un trattamento a parte. Guardate, se uno va a riguardare il 2B, adesso per chi lo sente per la prima volta, forse è stato complicato, comunque il 2B è stato messo a parte che sono solo ortofoto, non ci sono altri valori. Successivamente si è partito con i territori 5 e 3 a rischio presunto, perché erano quelli più pericolosi e abbiamo fatto per
interessati ai movimenti terra e dai valori, per effettuare misurazioni della radioattività, anche per garantire la sicurezza degli operatori e del territorio. Eseguite con le dotazioni via discorrendo. Tutte, poi lo diremo sotto, sono state tutte negative. Tutte negative. Perfetto. Poi successivamente, scongiurato il rischio radioattività partendo da R5, che è il più e a scendere, sono state fatta la verifica per l'utilizzo del magnetometro per vedere, e l'abbiamo messo in nota, se c'è materiale ferroso disperso da questo ammasso ferroso intombato sottoterra. E successivamente contestualmente sono iniziate le operazioni, anzi contestualmente le operazioni di campionamento topsoil, il terreno superiore, e dei vegetali da parte di tutti gli organismi che abbiamo citato. A conclusione di questa attività è stato definito le classi di interdediazione di connessa al rischio, e quindi abbiamo definito classe A i terreni idonei alle produzioni agroalimentari, a scendere previa rimozione dei rifiuti con limitazione di determinate produzioni, ad esempio il pascolo o l'attività foraggera, classe C idonei alle produzioni non alimentari, classe D terreni con divieto alle produzioni. Spero di essere stato sintetico e chiaro. Successivamente a questa attività sono stati pubblicati 5, ripeto, sono segnati tutti, 5 relazioni tecniche per l'emanazione di altrettanti, sempre con le relazioni tecniche, come dicevamo prima, che è lo strumento con cui noi corrispondiamo con i ministeri. E successivamente sono state recepite in altrettanti decreti interministeriali, attraverso i quali sono posti vincoli sulla destinazione. Vedete, il primo è del 12 febbraio 2015, Gazzetta Ufficiale, classificazione dei terreni a rischio presunto 5 e 4. Siamo partiti da quelli più a rischio, sono partiti da quelli più a rischio. E a scendere classe 3, classe 2A, con estensione R5, R4, e poi decisioni delle aree vaste, due delle cosiddette aree vaste della 2C. Non tutti i territori che sono inseriti qua dentro sono diventati tutti classe D. Poi all'interno c'è stata una verifica, perché siamo andati sul territorio, questo che sia ben chiaro. I valori delle conseguenze, diciamo soltanto che i valori della radioattività non ce ne sono stati, e l'ultimo punto, le analisi chimico-fisiche e biologiche per evitare una criminalizzazione anche del territorio, che poi va a danno dell'economia e delle popolazioni. Ecco, la vigilanza esposizione: nessuno dei prodotti agricoli per alimentazione umana è risultato non conforme ai limiti normativi, mentre in alcune ipotesi di vegetazione, questo ovviamente per essere proprio al massimo, trasparenti, vegetazione spontanea, hanno risultato questo. Sotto il profilo conclusivo si rileva che dei circa, compresi in questi 5 decreti, delle 340 ettari di superficie agricola classificata con decreto, il 62% è rimasto in classe A, anche se per tavolas poteva essere a rischio 5, vorrei essere chiaro in questo. Il 21% è diventato in classe D, il 17% è stato collocato in classe B. Abbiamo indicato poi per correttezza quelli della classe D, i comuni maggiore. Per le aree vaste, e qui lo faccio molto semplificamente, le aree vaste, c'è scritto, sono queste aree dove ci poteva essere una contaminazione delle acque sotterranee correlabile a cattiva gestione di siti, e ne sono state indicate al punto 1 queste 5. Noi di queste 5 aree ne abbiamo controllata la prima per 26 ettari, abbiamo controllato con decreto già il primo stralcio di Louttaro, giusto? Abbiamo predisposto il secondo stralcio, che è già al Ministero, che aspettiamo che venga definito. Restano di questa Louttaro ancora a fare 36 particelle che verranno fatte. Il rischio maggiore di contaminanti è arsenico, cadmio, idrocarburi, pesanti e altre cose. Dove c'è stato maggiore rischio è stata informata l'autorità giudiziaria, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, e con una relazione per un'area di pozzi. Restano da fare. No, abbiamo fatto il primo stralcio di Maruzzella, che in totale sono 228 ettari, che l'ho mandata io. Questo è l'unico atto che ho fatto io
perché io sono arrivato al comando dal 21, il 22 luglio, ho fatto 4 mesi da poco tempo, però già comandavo l'interregionale di Ogaden a Napoli, quindi tutte le regioni dell'Italia meridionale. E quindi abbiamo mandato il primo straccio. Devono ancora essere fatta masseria del pozzo, 207 ettari, e area vasta di pianura, 26 ettari. Mi sono permesso di portare all'attenzione della Commissione, con un paragrafo a parte, ci siamo permessi, il sito con classe di rischio 2B, che è un capitolo, il capitolo 7, dove se voi vedete è un'area enorme, perché se erano 15.000 particelle, qui ce ne sono 13.000, se erano 8 ettari, qui ce ne sono 7.000, per essere chiari. Però ragioniamo che noi siamo intervenuti dove c'era R5 presunto, R4 presunto, R3 presunto, R2 presunto. In queste aree vaste è l'azione che voi vedrete andando a ispezionare. Qui è sintetizzato, dove non si hanno informazioni per tabulas, non le abbiamo inserite perché le abbiamo messe per ultimo, così ha ragionato il gruppo di lavoro, io non ero presente, ma dagli atti desumo questo, si sono informazioni, non ci sono informazioni di indagini rette chimiche o fisiche, o dati comunque perché si hanno evidenziato l'inquinamento dei suoli, però ci sono le cosiddette ortofoto che mi ero permesso di richiamare alla vostra attenzione, quelle del periodo 1997-2011, che hanno così possibili movimenti terra, schiamo, sospetti, ma senza alcuna altra evidenza di dati ambientali anomali che potessero delicare un economico. Allora, per queste, se vado al punto, l'ARPAC, noi abbiamo definito di guardare 22 siti dove il movimento terra fotografico tra il presente e il passato risultavano particolarmente importanti. E quindi cosa abbiamo deciso nella riunione che ho presieduto? Di dare il compito di fare i controlli radiometrici e magnetometrici e in caso di anomalie o di altre cose che vanno sul territorio di andare poi a fare lo scavo. La regione Campania, la regione amministrativa Campania, si è resa disponibile a fare carico dei costi per l'attività di scavo. E in via di definizione, che lo facciamo fare noi come carabinieri forestali, un accordo con i vigili del fuoco per l'effettuazione degli scavi su queste 22 particelle. Comunque, per completezza, si riferisce che l'attività in corso è stata data comunicazione anche alle procure competenti Napoli Nord, Nola, Santa Maria, Capovetere. Capitolo 5, vado velocissimo perché sono in conclusione, chiedo scusa, ma la problematica comporta un minimo di... i comuni di Ercolano e Cavi Risorta, dove noi dobbiamo ancora fare la totalità di quello che vi ho detto, però ci potremo avvalere, c'è scritto, della caratterizzazione del territorio che sarà fatta in questi comuni con i fondi del piano nazionale PNRR, va bene? Per l'individuazione delle particelle, ci siamo permessi di aggiungere, c'è una normativa nuova, questa legge, decreto ministeriale 4619 che abbiamo incitato, dove ora ci viene detto quello che noi abbiamo fatto in modo per correlazione, quello che è il CSC, quindi le concentrazioni di soglie di contaminazione per le aree agricole, e quindi ci avremo per questi due comuni delle nuove indicazioni. Concludo, come previsto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo della legge sull'ambiente, abbiamo fatto tutte le comunicazioni, perché l'obbligo nostro è fare le comunicazioni, poi ci sono anche gli enti territoriali che devono naturalmente procedere dal punto di vista tecnico-amministrativo, quindi alla Regione Campania, alla provincia e al comune, perché è previsto che il comune poi provveda poi successivamente tramite la provincia a diffidare della contaminazione l'autore e a disporre di conseguenza. Come previsto, tutti i territori, l'ultimo il punto 10, monitoraggio, sono soggetti comunque al controllo da parte dei carabinieri forestali. Alla fine abbiamo allegato una tabella
che indica quello che è stato svolto, e altro dato significativo che mi permetto alla fine di porre alla vostra attenzione, ci sono quasi riuscito, altro dato significativo da tenere presente è che sui terreni classificati con livelli per rischio più alto, ossia R5, R4, R5, sono state completate le indagini da parte del gruppo di lavoro e di tutti gli organismi. Questa è la relazione che poi consegniamo. Io mi sono permesso di sintetizzare alcuni aspetti, però penso che sia un lavoro estremamente importante per la collettività, per la produttività di questo territorio e anche per l'immagine nazionale, perché si evita attraverso magari una valutazione che può essere approssimativa di non dico di criminalizzare, ma di indicare come possibili aree criminali interi territori. Invece in questo modo facciamo un'azione, io penso, più legale, corretta possibile, perché chirurgica e connessa a dati di fatto, e mettiamo, l'altra cosa importante, che mettiamo grazie a questo coordinamento in condivisione tanti dati e tanti elementi di tutti quegli organismi che ho citato, che sicuramente hanno tutti quanti una porzione di competenza. L'importante è la complementarità, ecco, questa fertilizzazione incrociata, la possibilità di mettere a sistema e di gestire e di fare gli interventi che ancora necessitano di fare. Io mi fermo, ringrazio dell'attenzione e spero, mi auguro di essere stato il più preciso possibile in relazione al tempo disponibile. Grazie. Ringrazio il generale Rispoli, dichiaro conclusa l'audizione. Vedo che Francesco Borrelli aveva chiesto la parola. Specifico che all'inizio della seduta abbiamo specificato che, iniziando alle ore 15 le operazioni di voto alla Camera, abbiamo concluso nel cercare di restringere gli interventi in 30 minuti cada uno dei nostri due ospiti, che sono entrambi in presenza, perché sennò avremmo dovuto rimandare una audizione. Pertanto, se ci sono domande, le facciamo pervenire per iscritto, le inviamo, e se riteniamo opportuno chiederemo nuovamente la cortesia e la disponibilità dopo la missione di poter tornare per poter approfondire, visto che è uno dei fini d'inchiesta che mi sembra che ci sia volontà unanime della commissione, di tutti i gruppi, di poter approfondire. Quindi ecco, è una prima anticipazione. Quindi chiedo per cortesia di non fare interventi e concludo l'audizione e invito l'altro ospite. Giro ancora? No, così. Allora, buon pomeriggio. Audizione dell'incaricato di governo per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti della Regione Campania, viceprefetto Ciro Silvestro. L'ordine del giorno reca l'audizione dell'incaricato di governo per il contrasto al fenomeno dei roghi, come abbiamo detto. Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto scenografico e che, se lo riterrà opportuno, consentendo la commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. La commissione svolgerà una missione in Campania, nella Terra dei Fuochi, nel giornata del 5 e 6 dicembre prossimi, e l'audizione odierna al fine di raccogliere informazioni utili allo svolgimento della suddetta missione. Cedo dunque la parola al viceprefetto Ciro Silvestro, scusandomi in anticipo se alle ore 15 deve terminare, però inizia le audizioni, le operazioni di voto alla Camera e non possiamo più continuare l'audizione. Poi ci sarà modo, come so se ha sentito per il generale Rispoli, di approfondire nuovamente l'argomento, visto che questo è uno dei fini d'inchiesta che in maniera unanime, a parte di tutti i gruppi, c'è volontà nel voler perseguire. Quindi lo ringrazio e lascio la parola al viceprefetto. Dell'interno per il contrasto dei fenomeni dolosi di incendi dolosi di rifiuti in Campania si svolge sostanzialmente su quattro pilastri. Uno è il controllo e vigilanza del territorio, l'altro è l'accompagnamento di best practice e di altre attività in collaborazione con gli enti locali,
Il terzo è quello dei rapporti con i consorsi di filiera e il quarto invece con il mondo dei movimenti e delle associazioni civiche attive su questo tema. Le funzioni dell'incaricato indicate dal Ministro nell'atto di conferimento dell'incarico sono sostanzialmente quelle di supporto, di monitoraggio, di analisi in prima battuta alle autorità di pubblica sicurezza sul territorio provinciale, quindi prefetti e questori, e poi più generalmente alle prefetture nella loro attività di creare le migliori sinergie con tutti gli attori presenti sul territorio per il contrasto di questo fenomeno. Controllo e vigilanza, diciamo, gli strumenti messi in campo in prima battuta sono l'utilizzo di una cabina di regia che periodicamente si riunisce con il supporto di tutti i referenti territoriali delle forze dell'ordine attive sui due territori delle province più martoriate da questo fenomeno, che sono Napoli e Caserta. Quindi i referenti delle forze di polizia statali, dell'esercito, operazione strade sicure terra dei fuochi, dei rappresentanti delle polizie locali, dei vigili del fuoco e dell'ispettorato repressione frodi nel settore agroalimentare. Quindi il comparto sicurezza allargato, ogni provincia esprime un referente e quindi in questa sede collegiale si fa soprattutto attività di analisi e monitoraggio e di proposta poi alle autorità di pubblica sicurezza di piani coordinati di controllo del territorio, di linee di indirizzo e di obiettivi. La cabina di regia è un portato del vecchio piano, del vecchio patto per la terra dei fuochi del 2013, si è poi consolidata come best practice ed è ancora attiva. A valle del lavoro della cabina di regia si sviluppano naturalmente le deputate sedi del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, Riunione Tecnica e Coordinamento, in cui prefetti e questori poi danno le indicazioni per i piani di controllo coordinato del territorio specializzato per terra dei fuochi. Questi piani poi prevedono tre tipologie di attività. Primo, secondo e terzo livello li denominiamo per comodità. Il primo livello riguarda le attività che fa l'esercito con il contingente di strade sicure, con pattugliamenti a largo raggio e per una vigilanza diffusa sul territorio. Il secondo livello invece sono mini task force, pattuglie miste, di solito esercito e polizia locali oppure esercito con carabinieri o guardia di finanza, che invece assicurano un più forte focus territoriale. Questo tipo di operazioni consente l'attuazione di una serie di posti di controllo su strada, quindi per intercettare il traffico il trasporto di rifiuti, illecito di rifiuti, e di verificare anche siti produttivi rispetto della normativa ambientale. Il terzo livello poi si svolge periodicamente, ha un'intensità di action day ed è un'attività interforce che vede tutti i componenti in qualche maniera essere diciamo, coordinati tramite ordinanze dei questori di competenza per attività soprattutto di verifica dei siti produttivi. Questo tipo di attività ha consentito questa pressione che è esercitata contro i responsabili degli sversamenti e dei conseguenti roghi di rifiuti, ha consentito negli ultimi 5 anni di realizzare dei risultati importanti, perché i roghi dagli oltre 2.000, 2.200 circa del 2019 sono passati l'anno scorso a meno della metà, circa 1 migliaio. Anche quest'anno si segnala comunque un decremento, anche se più contenuto, quindi il trend è quello di una riduzione in 5 anni del 50%. Contemporaneamente, riduzione che contemporaneamente è collegata poi all'attività di contrasto che è stata operata. Le attività di verifica di siti produttivi e conseguenti sequestri di impianti o di singole aree sono cresciute mediamente del 40%. I sequestri di autoveicoli sono cresciuti del 30%, le denunce sono cresciute del 30%, stiamo parlando sempre degli ultimi 5 anni. Quest'anno, fra l'altro, nella stagione più critica per il fenomeno dei roghi,
che è quella che da giugno va a settembre, per la prima volta si è segnato il superamento di una soglia anche psicologica, quello dei 500 incendi nelle due province. Quindi quest'anno siamo assestati per la prima volta a 498 roghi. Quindi un abbattimento di più della metà rispetto a 5 anni fa. Questi risultati naturalmente sono accompagnati anche da una crescita esponenziale delle sanzioni amministrative, che sono in 4 anni quadruplicate. Questi dati però in qualche maniera sono sicuramente rispondono a un grande sforzo, un grande impegno delle forze di polizia, ma dall'altra parte rappresentano che c'è uno zoccolo duro del fenomeno, perché contemporaneamente si riesce a sanzionare tanto, ma continuano questi episodi. Quindi evidentemente si è riusciti in qualche maniera a bloccare una parte del fenomeno, ma c'è uno zoccolo duro che resiste in qualche maniera. E questo si può anche essere spiegato sul fatto che l'attività è stata spesso concentrata sui siti di sversamento e quindi vista la difficoltà di fare un'attività a più ampio raggio che potesse in qualche maniera risalire a chi ha prodotto i rifiuti che poi vengono sversati. Il fenomeno è spesso di un comune che subisce lo sversamento, ma da fabbriche, operatori, attività che sono in un altro comune. Quindi c'è questa difficoltà, perché molto spesso il contrasto è stato interpretato come un contrasto parcellizzato, soprattutto sui siti di sversamento. Ecco, le linee evolutive sono proprio quelle di cercare con sempre più forza di risalire la filiera e quindi colpire l'imprenditore o gli altri operatori che scelgono che fanno una scelta imprenditoriale di imboccare la strada del reato ambientale, naturalmente per profitto, e che dalle sanzioni spesso non vengono toccate, perché le sanzioni spesso colpiscono dei soggetti incapienti, marginali, l'ultimo segmento di questo meccanismo, che ripeto, molto spesso sono persone che hanno poco da perdere e quindi che in qualche maniera non avvertono quella efficacia generale preventiva che dovrebbe avere la sanzione. Quindi spostare un po' il focus dal passo forte a chi sversa a cercare di risalire la filiera per colpire chi affida ad altri questi rifiuti, ecco, è il tentativo del più recente di rimodulare il dispositivo di controllo. Anche perché abbiamo una dotazione tecnologica che consente un maggior utilizzo della risorsa del controllo aereo. Nuovi droni sono stati messi a disposizione dell'esercito con maggiore autonomia, sensori multiscanner sono stati utilizzati grazie alla Guardia di Finanza a Roan, al reparto specializzato. C'è anche la Regione Campania che sta iniziando il collaudo di un sistema effettivamente avveniristico, perché è basato su radar, su telecamere ad ampio spettro e su droni a pilotaggio automatico, un progetto che da 4-5 anni che stanno sviluppando e che in questo momento stanno iniziando nella fase di collaudo. E quindi naturalmente il nostro sforzo è anche quello di integrare queste nuove componenti tecnologiche che considererebbero proprio quella possibilità di sorveglianza più ampia e quindi di individuare le filiere e i percorsi con maggior capacità, quindi di intervenire sugli autori non solo della parte finale dello sversamento, ma anche su chi produce il rifiuto e chi in qualche maniera lo affida ad altri. Questo naturalmente riguarda la parte di controllo e vigilanza sul territorio, in cui è fondamentale l'apporto del contingente dell'esercito Strade Sicure Terra dei Fuochi. Si tratta di 240 uomini, 100 per provincia e più 40 per servizi vari, fra cui anche appunto gli operatori dei droni e chi analizza le immagini della sorveglianza aerea, che consentono, noi abbiamo puntato molto a
sviluppare attività di secondo livello, quindi con un focus territoriale molto forte, piuttosto che come in passato attività di primo livello che vedevano dei pattugliamenti ad ampio raggio, ma da parte di equipaggi isolati, di pattuglie isolate, che poi se trovavano qualche elemento che invece necessitava di un intervento della polizia giudiziaria, dovevano fermarsi e chiamare naturalmente polizia locale o forse di polizia statale per i passi successivi. I militari di strade sicure non hanno la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, e quindi per tutto quello che viene a intercettare quella sfera hanno bisogno del supporto di chi invece questa qualifica ce l'ha. Quindi grazie all'attività di secondo livello siamo riusciti a creare una maggior sinergia fra questi due aspetti. L'attività dell'incaricato poi si svolge anche nel supporto agli enti locali. Molte sono sviluppate delle iniziative specifiche che riguardano la videosorveglianza, che riguardano anche le bonifiche. Il Ministero dell'Ambiente da ultimo ha destinato dei fondi per gli accumuli storici. Manca però un quadro, ecco, il lavoro che in divenire è quello di comunque di creare un nuovo set, un nuovo protocollo che in qualche maniera mette a sistema queste azioni che finora si sviluppano soprattutto, ripeto, come best practice e poi vengono offerte alle varie amministrazioni per una declinazione in sede locale. L'altro aspetto molto interessante che si può trarre dall'esperienza di Terra dei Fuochi è quello del coinvolgimento dei consorzi di filiera. Qui Terra dei Fuochi ha sviluppato una best practice obiettivamente di grande valore, che è quella del ritiro dei pneumatici esausti grazie all'intervento del consorzio Ecopneus. Il problema è che questo meccanismo ha avuto grandissimo successo, ma soffre della difficoltà di trovare le risorse. Le risorse per questa attività che fa Ecopneus in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con le prefetture deriva da avanzi di amministrazione, ovvero sia Ecopneus riesce a svolgere il suo target di ritiro dei pneumatici dai punti generatori, quindi dalle imprese, a un costo inferiore rispetto a quello che è il contributo che è incorporato nel prezzo del pneumatico. Questo avanzo di amministrazione, che quindi comunque è una risorsa in qualche maniera pubblica, è stata destinata al Copneus a questo tipo di attività, che è il ritiro presso i comuni, non più dei pneumatici ritirati nei punti generatori, ma nei pneumatici che sono stati ritrovati abbandonati sulle aree pubbliche o private. Quindi questo è un meccanismo assolutamente virtuoso, però sconta appunto questa difficoltà, perché finché c'è un avanzo di amministrazione il meccanismo gira, e quando questo avanzo di amministrazione si esaurirà il meccanismo si fermerà. Fra l'altro la problematica degli pneumatici è anche collegata al sostanzialmente anche a importazioni illecite, cioè si paga il contributo su ciò che viene gestito regolarmente, ma ci sono importazioni da fuori UE che comunque, anche di pneumatici usati, che comunque non pagano quel tipo di contributo, e quindi poi alla fine vengono sversati non nei canali regolari, ma attraverso appunto lo sversamento abusivo. Quindi questa è sicuramente una buona pratica, ma in qualche maniera finora, ecco, 10 anni è durato il protocollo Ecopneus, ma sta incominciando ad avere difficoltà proprio per il finanziamento. Per quanto riguarda invece l'ultimo linea d'azione, che è quello invece del contatto con le associazioni, in questo periodo stiamo appunto rinnovando i contatti con l'Ecoambiente, con la rete degli osservatori civici, e stiamo in qualche maniera cercando di implementare l'uso dell'apposita app che SMA Campania, la società ambientale della regione, ha sviluppato per la segnalazione degli incendi. Quindi stiamo cercando di non soltanto far sì che possano essere mappati sversamenti ed incendi, ma anche segnalate anche eventualmente altre attività, stoccaggio illecito, l'accumulo in strutture, che in qualche maniera sono di grande interesse.
Anche il nostro territorio è stato interessato da episodi di incendio di siti di trattamento, rifiuti all'interno di imprese che trattavano, che il cui oggetto era proprio sociale, era quello del trattamento dei rifiuti, ed è un fenomeno che in qualche maniera preoccupante, perché è una modalità alternativa di smaltimento rispetto al circuito completamente illecito. È un circuito paralecito che quindi utilizza comunque una struttura che è inserita nel ciclo dei rifiuti, ma che poi si conclude invece che con la trattazione del rifiuto con la combustione. La combustione e a volte con anche il tentativo di truffe alle assicurazioni, quindi è una dinamica molto particolare e fra l'altro comunque pericolosa, perché noi abbiamo avuto quest'estate un episodio eclatante in provincia di Caserta, Pastorano, dove appunto uno di questi siti ha preso fuoco. L'ipotesi dei vigili del fuoco è che comunque fosse doloso l'incendio, e visto il grosso quantitativo di rifiuti plastici che erano ammassati in questo sito, è chiaro che poi c'è stata difficoltà nell'intervento dei vigili del fuoco, e difficoltà poi naturalmente poi nel monitorare la situazione ambientale a tutela naturalmente della salute dei cittadini. Ecco, questo proprio in estrema sintesi è il quadro delle attività in carico appunto alla figura dell'incaricato. Peraltro io ho condotto una serie di contatti con i sindaci del territorio, anche per capire un pochino quali erano, diciamo, i temi più emergenti. Chiaro, uno dei temi era assolutamente il discorso del potenziamento delle polizie locali. Naturalmente, come ogni politica pubblica, anche la politica del personale ha dei limiti, e in questa situazione diciamo di necessità di ampliare il contrasto al traffico di rifiuti, ecco, a volte le amministrazioni comunali hanno difficoltà con dei corpi di polizia municipale che si trovano comunque in situazioni di sottodimensionamento. E anche per questo l'iniziativa più recente sono state quelle di potenziare l'attività dei corpi integrandoli con le pattuglie dell'esercito. Diciamo, è stata proprio una strategia che è partita dalla considerazione della necessità di evitare delle zone franche, soprattutto nei comuni che avevano più difficoltà a mettere insieme dei servizi efficaci. Faccio un esempio: Castelvolturno. Castelvolturno è un comune con grosse problematicità ambientali, con tante mini discariche, con delle situazioni di degrado, e ha un corpo di polizia municipale di, se ricordo bene, 8 più il comandante. Proprio per questo l'accordo col prefetto di Caserta, c'è stato l'implementazione dei servizi di secondo livello in quell'area, che ha portato dei buoni risultati. Quindi, e fra l'altro ha dato anche una manifestazione più forte, ha dato ancora più visibilità alla presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Quindi questo è stato un banco di prova che poi è stato utilizzato anche in altre zone, soprattutto dove avevamo dei segnali di recrudescenza dei fenomeni. Perché, ripeto, la pressione delle forze dell'ordine fa sì anche che questo fenomeno sia mobile. Cioè, se noi riusciamo ad avere dei buoni risultati in un certo settore, poi si aprono dei fronti altrove. Quindi abbiamo fatto questo, faccio dei nomi, a Casandrino, ad Afragola, nella zona orientale di Napoli, e quindi anche qui con degli ottimi risultati, sia sotto appunto il piano dell'intercettare il trasporto, sia sotto il profilo di bloccare degli sborsamenti. Quindi poi la contiguità dell'azione di vigilanza, di contrasto, poi alla fine è in grado di bloccare alcuni di questi fenomeni. Però, ripeto, è un fenomeno mobile, è un fenomeno che, diciamo, per aggredirlo con ancora maggiore efficacia ha bisogno in qualche maniera di mettere a fattor comune con maggior capacità le informazioni per dirigere le forze di polizia su obiettivi più
importanti, ecco, e che sono soprattutto, ripeto, quelli, gli autori, del, diciamo, i produttori del rifiuto, che in qualche maniera ancora avvertono questo come un rischio, tra virgolette, gestibile. Quindi il nostro tentativo è quello di creare un ambiente avverso a chi sceglie, invece, all'imprenditoria che sceglie, soprattutto l'imprenditoria, che sceglie la via dell'illecito ambientale. Una questione a parte riguarda quella dei campi rom. Anche i campi rom, alcuni dei campi rom in provincia di Napoli si caratterizzano anche per essere in qualche maniera sito di sversamento accumulo, anche perché alcuni rom da questi materiali, con processi di combustione, soprattutto di sventramento, ricavano metalli e altre materie prime utili. Quindi anche qui il tentativo è stato quello di, in qualche maniera, anche con l'utilizzo di droni, di seguire a ritroso il percorso, era apparso più proficuo cercare di interrompere a monte il fenomeno piuttosto che contrastarlo, ripeto, sul sito di sversamento, laddove molto spesso il responsabile risulta incapiente, marginale, già pregiudicato, già in qualche maniera, ecco, che ha introitato questo rischio quasi come un rischio accettabile. Ecco. Tra l'altro con alcune delle comunità rom si è comunque iniziato un percorso per quantomeno limitare l'accumulo selvaggio, quindi anche in qualche maniera prendendo contatto con le società di igiene urbana e cercando di incominciare a recuperare alcuni dei materiali, quindi di una sorta di sperimentazione, di una sorta di raccolta differenziata anche presso i rom. Anche questo per creare comunque delle possibilità di contatto con questa comunità e anche di avviare progetti per il superamento degli insediamenti. In qualche maniera su Napoli, ad esempio, si sta iniziando a fare un'attività del genere, e anche su Giugliano, che è un altro, diciamo, dei campi che più problematici. Io ringrazio il viceprefetto, fra l'altro alcuni di questi li visiteremo durante la nostra missione, quindi dichiaro conclusa la seduta perché sta iniziando alla Camera, la seduta appunto della Camera. Ringrazio il viceprefetto per la disponibilità, grazie, e poi avremo modo magari di sentirci in seguito, a seguito della missione, per approfondire quella che è poi la nostra commissione d'inchiesta. Grazie. Perfetto.